U-Space, importante accelerare la gestione del traffico droni in vista del Giubileo e delle Olimpiadi 2026. PMI, digitalizzazione ed efficienza al centro del ciclo di seminari lanciato da IBC. Heineken, 50 anni in Italia, il futuro della birra è green. 20 anni di fondazione Housing Sociale, si è fatto tanto e c'è tanto da fare. Giornata FAI, Groupama, partner dell'iniziativa all'insegna della sostenibilità. Infrastructure Academy, trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita sostenibile. Rachel Cusk è la vincitrice della 27esima edizione del premio Malaparte. A Mirabilandia al via l'Halloween più grande d'Italia. Pollo Rosso Day 2024, il pollo batte le polpette, lo dice un'indagine Astra Ricerche. L'Italia è chiamata ad accelerare l'implementazione dello U-Space, un sistema avanzato per la gestione del traffico di droni a bassa quota, soprattutto in vista di grandi eventi come il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questo è l'appello lanciato durante il workshop U-Space tenutosi a Roma, dove esperti e rappresentanti istituzionali hanno discusso le sfide legate alla sicurezza e all'integrazione dei droni nello spazio aereo. Lo spazio aereo di bassa quota è fondamentale per tutta la strategia nazionale sulla mobilità aerea avanzata, che permetterà non solo ai droni elettrici di portare le persone e di cambiare drasticamente tutto quello che è la mobilità aerea, ma permetterà ai droni di fare le consegne, soprattutto consegne importanti che possono essere di beni medicali, medicine tumorali o addirittura defibrillatori. Il sistema U-Space, regolamentato dall'Unione Europea, permette il monitoraggio e il controllo rigoroso dei droni, evitandone l'uso illecito, che rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza nazionale. Durante l'evento si è sottolineata l'importanza di un sistema strutturato per la gestione del crescente numero di droni operativi, che in Italia ha già superato i 100.000, con un focus particolare sulla necessità di investimenti in formazione per professionisti del settore. Questo è un evento importante per ENAV perché è l'occasione per fare un pochino il punto nel rapporto tra gestione del volo convenzionale e gestione del volo a bassa quota, quindi è proprio l'occasione per fare un po' il punto sullo stato dell'arte nel rapporto tra ENAV, che è la casa madre, e D-Flight, che è una nostra società controllata e che si occupa specialmente del volo dei veicoli a pilotaggio da remoto. La collaborazione tra aziende come Strada AI, specializzata nella gestione del volo dei droni, e realtà istituzionali è cruciale per affrontare le sfide future. È importante poter contare sul trasporto con il drone continuativamente, cioè tutti i giorni, più volte al giorno, per collegare il nostro ospedale agli altri ospedali o agli altri punti dove il nostro personale lavora e ha bisogno di piccole attrezzature, farmaci o materiale biologico per il soccorso o comunque per il trattamento dei pazienti. Il workshop ha anche evidenziato il ruolo centrale della mobilità aerea avanzata, un settore in rapida evoluzione che potrebbe trasformare il trasporto urbano e interurbano, contribuendo allo sviluppo economico e alla sicurezza del paese. Si è aperto con un incontro a Milano il ciclo di seminari rivolto alle piccole e medie imprese organizzato da IBC, Associazione Industrie e Beni di Consumo, con il patrocinio di Asso Lombarda, in collaborazione con GS1 Italy e Deloitte. Al centro dell'iniziativa i temi della digitalizzazione e dell'efficienza logistica, leve di crescita per le PMI. I seminari rientrano tra le iniziative del piano triennale varato da IBC per supportare le oltre 35.000 aziende associate su tutto il territorio nazionale. Esistono degli strumenti già abilitanti per quanto riguarda appunto la digitalizzazione e la modernizzazione di tutto l'apparato logistico, che possono essere tranquillamente messi a loro disposizione. Questi incontri hanno proprio come obiettivo quello di dare questi strumenti, queste informazioni alle aziende che non ne hanno, per aiutarli a trovare delle soluzioni che possono implementare il giorno dopo.
questo è l'obiettivo primario che ci poniamo. Non sarà solo questa, ne faremo altre, abbiamo in programma fare anche un incontro come questo a Verona e a Bologna, perché l'intento che ci poniamo è quello di avvicinarci noi per primi alle geografie dei nostri associati, non aspettare sempre che l'associato ci venga a trovare a Milano. Questa è una modalità che dovrebbe consentire loro di rubare poco tempo alle loro attività e ottenere comunque questo tipo di risultato. Dall'incontro è emersa la necessità di misurarsi con i problemi legati all'innovazione tecnologica. In questo senso credo che alcuni luoghi come GS1, dove produzione e distribuzione si incontrano per affrontare queste tematiche, per avere una visione strategica e per costruire progetti, siano luoghi di grande importanza e di grande valore. In questo senso vengono considerati luoghi pre-competitivi dove industria e distribuzione si incontrano, noi crediamo che diventino sempre di più elementi per costruire delle precondizioni per stare in maniera efficiente in questa filiera. Per recuperare competitività, piccole e medie imprese devono affrontare la sfida della trasformazione digitale. Quando parliamo di piccole e medie imprese parliamo di circa il 90% del tessuto imprenditoriale italiano, quindi l'ossatura cardine in tutti i settori della nostra economia. Questa sfida, che passa da competenze, che passa da investimenti, che passa da piani a medio e lungo termine, è fondamentale per garantire competitività e apertura verso nuovi mercati. Sempre più versatile e sostenibile, protagonista di una nuova socialità e di nuove occasioni di consumo. È questo il trend della birra, secondo lo studio Heineken Italia Future Concept Lab, presentato a Milano in occasione dell'incontro tra storia e visione del futuro, durante le celebrazioni per i 50 anni della produzione di Heineken in Italia. Il segreto è la passione e la capacità di produrre birre eccellenti e di raccontarle nel modo migliore. Heineken ha impattato nella cultura birraria del paese su due grossissime aree, una quella della birra e cibo, contribuendo a rendere la birra parte della cultura alimentare del paese, e l'altra quella della socializzazione, con i grandi eventi di tanti anni fa, dell'Heineken Jamming Festival, del trofeo Birra Moretti sul calcio, e quindi ha partecipato all'evoluzione del mercato birrario in Italia. L'ultima fase, la più importante, è quella della varietà, delle ricette, delle birre proposte e degli investimenti sui marchi italiani, Picnusa, Birra Moretti e Birra Messina su tutti. Oggi una bottiglia di birra su tre bevuta in Italia è prodotta da Heineken, che con quasi 7 milioni di ettolitri è il primo produttore del paese, con i marchi Birra Moretti, Picnusa e Birra Messina. Birra Moretti, ad esempio, è passata da circa 500.000 a oltre 2,7 milioni di ettolitri prodotti e è divenuta oggi, per il 47% dei connazionali, il marchio di birra più rappresentativo dell'italianità. L'innovazione di prodotto e l'evoluzione dei processi produttivi saranno centrali in futuro per rendere la birra sempre più sostenibile. Heineken ha infatti l'obiettivo di arrivare a zero emissioni nette in produzione entro il 2030 e raggiungere la carbon neutrality sulla catena del valore entro il 2040. Sostenibilità ma anche responsabilità, con le campagne divenute iconiche sul consumo responsabile. Heineken Italia è l'azienda che ha fatto la prima campagna dedicata al consumo responsabile 20 anni fa e ha portato avanti un programma che è molto nutrito di campagne e messaggi, con messaggi inequivocabili, aspirazionali, perché parliamo di responsabilità, di moderazione, ma c'è anche un'alternativa e sono le birre analcoliche, che oggi, a differenza del passato, sono molto 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 più buone. C'è un grande afflato nei confronti di quello che noi chiamiamo il crucial and sustainable, cioè una sostenibilità diffusa in cui la birra diventa protagonista, perché può intervenire sia in termini di responsabilità e quindi un bere responsabile, ma anche in termini di qualità della vita. Le persone vogliono in qualche modo birre che abbiano un gusto che sia riconoscibile e che può funzionare sia come grande elemento di convivialità e nello stesso tempo però avere un momento e un'esperienza che sia di qualità, in cui la birra rappresenta un compagno quotidiano. 20 anni fa Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Regione Lombardia e di ANCI Lombardia, dava vita a Fondazione Housing Sociale, una fondazione senza scopo di lucro con una precisa missione: sviluppare il progetto Housing Sociale e promuovere lo sviluppo e il rafforzamento del settore. Con fini di solidarietà sociale e perseguendo l'intento di contribuire a risolvere il problema abitativo, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e sociale,
La Fondazione oggi spegne 20 candeline e per l'occasione ha presentato una serie di ricerche che indagano problematiche, stato dell'arte e prospettive di sviluppo dell'housing sociale in Italia. Per Fondazione Cariplo il tema della casa è un tema fondamentale perché è un diritto fondamentale delle persone e la presenza, la possibilità di avere un alloggio a prezzi accettabili influenza molto la qualità della vita. Noi ci stiamo lavorando a due livelli diversi, a un livello emergenziale con le popolazioni più fragili per trovare alloggi funzionali alle loro caratteristiche. Negli ultimi 20 anni complessivamente sono stati realizzati oltre 6.000 posti alloggio nel territorio in cui opera Fondazione Cariplo e poi attraverso il social housing che consente di dare una risposta a quella fascia di popolazione che non è in grado di acquistare una casa sul mercato e però ha un reddito superiore a quello che consente l'accesso alle case popolari. L'housing sociale è ricco di sfide che Fondazione Cariplo si pone di affrontare con lo stesso impegno di sempre. Le difficoltà che oggi incontrano i nuovi progetti di housing sociale sono le difficoltà del mercato, quindi costi di costruzione sempre più alti, costi delle aree o degli edifici da demolire e ricostruire molto elevati e anche il costo del capitale è molto più alto di quello che affrontammo 20 anni fa quando partì questa esperienza. Penso che la Fondazione possa aiutare la discussione tra le parti pubbliche e private del terzo settore per creare le condizioni che aiutino ad affrontare questi problemi. A 20 anni dalla sua nascita, Fondazione Housing Sociale si propone come risorsa per tutto il sistema dell'edilizia residenziale sociale, non solo per il mondo delle fondazioni. La nostra esperienza si è ampliata ad altre attività e si è ampliata a tantissimi soggetti che ci chiedono di partecipare a dei progetti, quindi un po' noi sentiamo anche questo ruolo istituzionale perché comunque una parte del tempo del nostro lavoro è dedicata a questo, cioè abbiamo la possibilità di farlo perché in un certo senso abbiamo una parte delle risorse che ce lo consente e quindi abbiamo la possibilità di disseminare anche una conoscenza e di parlare con le istituzioni perché portino avanti dei programmi in questo senso. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la 13ª edizione le giornate FAI d'autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, organizzato dal Fondo per l'Ambiente Italiano. Saranno 700 in tutta Italia i luoghi poco conosciuti oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili come palazzi storici, giardini e borghi, che apriranno al pubblico. Le giornate FAI sono l'appuntamento più importante della Fondazione, si svolgono sia in primavera che in autunno, sono dei momenti di grandissima festa perché offriamo agli italiani l'opportunità di visitare dei luoghi inediti, in questa edizione sono 700 i luoghi inediti che il FAI aprirà grazie ai suoi volontari è un giorno di festa. Ovviamente chiediamo a chi visiterà i nostri beni di iscriversi perché attraverso l'iscrizione può aiutare la missione istituzionale della Fondazione. Tra i partner dell'iniziativa c'è Groupama, la compagnia assicurativa francese operativa in Italia, che per il secondo anno consecutivo prosegue il suo percorso al fianco del FAI. La rinnovata collaborazione, oltre a rinsaldare lo storico sodalizio che vede Groupama già corporate golden donor del FAI da diversi anni, si aggiunge al più lungo e ampio percorso che l'azienda ha intrapreso sul fronte della sostenibilità. Questa attenzione alla sostenibilità, allo sviluppo del territorio è nativo per quanto ci riguarda. Si manifesta tramite delle operazioni, diciamo di più ampio respiro, nazionali se posso dire, che sono meno territoriali e locali. Innanzitutto ovviamente il programma del FAI che ha per noi una rilevanza particolare, nonché il lavoro che facciamo assieme alla Fondazione Feltrinelli che daranno nascita nel mese di ottobre ai Transition Day a cui parteciperemo in quanto partner. Si manifesta anche tramite formazione ai gesti di primo soccorso, tramite il Life Savers Program che è stato avviato in diverse città sul territorio, appoggiato anche dai nostri dipendenti e agenti. Si manifesta tramite le operazioni di formazione che facciamo nelle scuole per i piccoli sull'educazione alla cultura del rischio. È un programma che abbia nato veramente a titolo sperimentale, che chiamiamo di anticipo, che è stato un
successone assolutamente fantastico. E infine si manifesta anche tramite veramente un sostegno, direi, meramente ecologico, tramite il programma di piantazione di alberi che abbiamo assieme a Tridom. Quindi è molto variegato in tutte le dimensioni dell'ambiente. Noi ci siamo. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, questi i temi portanti dell'ultima edizione di Infrastructure Academy. L'evento organizzato da ILTI Italia in collaborazione con AIS si pone come un momento chiave per discutere il futuro delle infrastrutture, in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso e condividere la visione del futuro. L'importanza di oggi è perché le infrastrutture spesso sono associate al progetto PNRR in sé. Noi oggi vogliamo andare oltre il progetto, quindi oltre il cantiere, avere una visione un pochino più end-to-end, quindi dalla pianificazione alla progettazione al cantiere, con un fil rouge che sarà oggi la sostenibilità. L'obiettivo è chiarire che è importante avere questa visione più olistica, quindi che tutti gli elementi che noi consideriamo, digitalizzazione, soprattutto sostenibilità, devono partire a monte, nella fase di pianificazione e poi di progettazione. Le infrastrutture rappresentano un elemento fondamentale per garantire la crescita economica del paese, per questo devono essere progettate e costruite secondo direttive che si focalizzano sugli aspetti di sostenibilità, innovazione, funzionalità e sicurezza. È importantissimo oggi ragionare in un'ottica di life cycle, quindi di ciclo di vita delle opere. Quindi un'opera deve essere concepita con l'aiuto della collettività, quindi innanzitutto è importante lo stakeholder engagement, quindi capire quali sono le necessità della collettività, come utilizzare al meglio le risorse del territorio. Poi c'è la fase di progettazione, c'è la fase di realizzazione, anche su questo AIS ha fatto un position paper sul cantiere sostenibile, e poi non dobbiamo dimenticarci la parte di gestione e manutenzione delle opere. Il mercato delle costruzioni in Italia sta vivendo una fase di transizione, segnata da sfide e opportunità legate alla fine del superbonus e all'attuazione del PNRR. Secondo il 36esimo rapporto di Cresme, il settore ha registrato una contrazione negli ultimi due trimestri del 2024, ma il futuro sembra promettente, soprattutto per le opere pubbliche, che entro il 2026 potrebbero superare per la prima volta gli investimenti nelle riqualificazioni residenziali. Stiamo introducendo già da tempo protocolli, già in fase di progettazione, protocolli come l'Envision, che ci permettono di definire in maniera quantitativa quelli che possono essere i benefici di un progetto, di un'infrastruttura sul territorio. Anche per quanto riguarda la fase di realizzazione, anche qua stiamo implementando delle metodologie anche per realizzare le strade che per esempio diminuiscano in maniera significativa le emissioni di gas climalteranti. L'Infrastructure Academy rappresenta dunque un appuntamento strategico per trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita sostenibile, con l'obiettivo di guidare il settore delle costruzioni verso un futuro più innovativo e rispettoso dell'ambiente. Il premio Malaparte, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama letterario italiano, ha celebrato nel primo weekend di ottobre, nella suggestiva cornice di Capri, Rachel Cusk, autrice e saggista britannica, nota per il suo approccio innovativo alla narrativa e al saggio. Il premio, giunto alla 27esima edizione, nato per iniziativa di Graziella Lonardi Bontempo e Alberto Moravia, ha ritrovato nuova vita grazie alla determinazione di Gabriella Bontempo, che, riprendendo una tradizione di famiglia, grazie anche al sostegno di Ferrarelle Società Benefit, ha restituito all'isola di Capri l'identità storica di polo della cultura. Io sono praticamente cresciuta con questo premio. All'inizio, quando lo organizzava appunto Graziella, che era la promotrice insieme con Moravia, Graziella, che mia zia, Graziella Lonardi Buontempo, insieme con Alberto Moravia e la Capria e tutti gli altri amici coinvolti, ero la piccola mascotte. Io sono cresciuta col premio. Poi ho avuto uno stop forzato quando Graziella purtroppo non è stata molto bene, poi è mancato anche lo stesso Moravia, quindi quelle cose che si
fermano per un momento. Poi grazie a un'energia ritrovata mia e anche della presenza della famiglia Pontecorvo, della società Ferrarelle Benefit e di tanti altri amici coinvolti che ci hanno sostenuto in questa idea, fra in primis la presenza di La Capria, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, e siamo ritornati sulla scena grazie anche alla stessa città di Capri. E da 13 anni con Gabriella Bontempo Ferrarelle Società Benefit ha deciso di sostenerla, proprio perché il nostro scopo come azienda del territorio è quello di preservare il nostro territorio, aiutando e restituendo valore sotto forma anche di cultura, di sostegno all'arte. Quindi ecco, questa è la ragione per cui da tanti anni con grande convinzione continuiamo a supportare il Premio Malaparte e altre attività di cultura e di arte, di bellezza e di ambiente per il nostro territorio regionale. Quest'anno abbiamo Rachel Casco, una premiata europea, ed è certamente un momento per l'Europa non semplicissimo e quindi è anche un'occasione per creare un piccolo cenacolo, ed è importante la visibilità che la stampa e i media ci danno, perché grazie a questo possiamo far uscire da Capri queste idee positive e sperare di lasciare non solo sull'isola ma in tutta l'opinione pubblica e nella cultura del paese un piccolo segno. L'evento ha attratto un pubblico variegato composto da appassionati di letteratura, critici e scrittori, tutti uniti dalla volontà di onorare una voce innovativa e profonda nel mondo della narrativa contemporanea, con la quale si sono confrontati in un dibattito pubblico. Quando è venuto fuori questo nome eravamo, diciamo, a conoscenza della bravura della scrittrice, perché sta tutto lì, cioè non deve essere mai qualche cosa di artificiale creato per dare un premio, deve essere qualcosa che piace realmente al di là di qualunque uso che se ne voglia fare. E nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo di Capri, premiando l'autrice inglese, la giuria ha voluto celebrare l'intero suo percorso, iniziato nel 1993, che oggi si compone di 9 romanzi, 3 raccolte di saggi e un'opera teatrale, in cui la scrittrice inglese esplora temi di identità, l'esperienza della maternità, delle relazioni e la ricerca della verità. Qualche volta può sembrare che sia quasi al di sotto della letteratura, diciamo, scrivere e affrontare nella scrittura temi così brutali della vita, e può essere talvolta difficile, ma ricevere il premio Malaparte mi fa sentire che comunque sia stata la cosa più giusta e più degna da fare. Zombie, terrificanti creature, tunnel horror, ma anche magia, colori, dolcetti e scherzetti. Torna Halloween e Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, cambia volto per offrire le tanto attese atmosfere horror e ambientazioni fantasy adatte a tutta la famiglia. Per i piccini, novità, 2 tunnel bimbi, The Mini Zombie Academy e la Camera delle Meraviglie, che sono stati interamente creati e ritematizzati per loro. E poi non manca chiaramente tutta la parte horror di Mirabilandia. Suburbia, che è l'area horror più grande d'Italia, installata in un parco tematico, è stata lanciata l'anno scorso, inaugurata l'anno scorso. Quest'anno vedrà lo sviluppo di 2 nuove aree, del cimitero e della caserma della Regina dei Vampiri. Non solo queste le novità, ma c'è anche un nuovo tunnel horror, che è Hypnotic Circus, che si va ad affiancare agli altri tunnel già esistenti nel parco. Tantissimi gli show, un nuovo musical che è Dracula, e poi abbiamo Jackie Don't Call Me Clown, che è un musical che abbiamo lanciato lo scorso anno per la prima volta e quest'anno è stato interamente rivisitato. E dopodiché non poteva mancare l'ennesima collaborazione anche con Antonio Casanova, che ha fatto per noi uno spettacolo in esclusiva dal nome Fantasmi. Halloween è anche il momento per tracciare il bilancio della stagione, con la Romagna duramente colpita da ondate di maltempo eccezionali. Siamo stati turbati dagli eventi atmosferici che ci sono stati, però assolutamente il parco è sempre un parco vivo, una terra che si sa rialzare in qualsiasi momento, quindi siamo assolutamente soddisfatti di come è andata la stagione estiva, ma ci aspetta un grandissimo Halloween. E per il 2025, attesissima novità, con un'area tematizzata.
Un investimento da circa 20 milioni di euro per ben 25.000 metri quadri di area interamente tematizzata con un brand molto famoso, molto conosciuto dai bambini, che è Nickelodeon. Sorgerà infatti per la prima volta in Italia in esclusiva Nickelodeon Land, un'area dedicata a bambini più piccolini, ma non solo, perché Fiora l'occhiello dell'area sarà anche un nuovo coaster non adrenalinico, ci mancherebbe, ma un coaster molto importante per famiglie con bambini. Se pollo arrosto e polpette potessero sfidarsi all'ultimo boccone sul ring delle tavole italiane, a spuntarla sarebbe il pollo arrosto, meglio ancora se con patate abbondanti e tanto rosmarino. Lo rivela un'indagine di Astra Ricerche realizzata in vista del Pollo Arrosto Day 2024, la grande maratona social organizzata da Una Italia, l'associazione nazionale dei produttori di carni bianche. E il dato più interessante è sicuramente che il 94% degli italiani ricorda che la nonna cucinava, o ancora cucina, il pollo arrosto. E questo è qualcosa che viene fortemente copiato dai nostri connazionali, visto che uno su tre si ispira alla ricetta della nonna per fare il pollo arrosto attualmente. E questo è interessante perché supera persino le polpette. Anche quest'anno la carne più amata tra i simboli della tradizione gastronomica italiana viene celebrata il 2 ottobre, il giorno della festa dei nonni. Il pollo arrosto è perfettamente legato ai ricordi della famiglia, della tradizione, alle domeniche a casa dei nonni. Le carni bianche si confermano le preferite degli italiani, sono le uniche ad avere un trend di crescita nei consumi lieve ma costante, quest'anno siamo intorno ai 21 kg pro capite e la carne bianca rimane anche una delle preferite nel carrello della spesa degli italiani, con acquisti domestici che si attestano intorno al 35%. Il pollo arrosto è anche nei ricordi di Chef Guida, che durante la manifestazione prepara una ricetta aromatica e gustosa. Il pollo è famiglia, quando si mette un pollo a tavola di solito si serve sempre al centro tavolo, tagliato, intero, è bello servirlo ed è una cosa conviviale. Io preferisco sempre mangiarlo intero, allo spiedo farlo intero e poi metterlo al centro e strappare con le mani, perché gli aromi, le erbe, il sale che mettiamo sulla pelle, quando lo prendi con le mani si attacca col grasso vicino alle dita e quando lo mangi è saporitissimo. Tutto questo si perde quando usi le forchette. La mia carriera di ristoratore, di cuoco, di imprenditore della cucina è nata facendo polli allo spiedo e rosticceria. Questo è un ricordo importantissimo, profondo, che continua ad esserlo nella mia famiglia. Tema dell'ottava edizione del Pollo Arrosto Day prenota una nonna. Una masterclass presso la Gambero Rosso Academy con la star dei social Nonna Marghe per imparare a cucinare il pollo arrosto come nonna comanda. Bellissimi ricordi da bambina e io l'ho tramandata ai miei figli, ai miei nipoti e tutte le domeniche quasi lo facciamo il pollo arrosto.